Un abbraccio tricolore, quello che Ardesio ha riservato agli alpini. Il paese ha ospitato l'intergruppo della zona 18 Alta Valle Seriana Nord, con i gruppi di Ardesio, Gandellino, Gromo, Lizzola, Piario, Valbondione, Valgoglio e Villadogna. Le penne nere hanno sfilato insieme ai sindaci dei comuni della zona e ai rappresentanti di altre associazioni. Il raduno ha concluso le iniziative cominciate già il 10 giugno con il concerto del coro alpino Orobica e proseguite sabato con una serata dedicata ai cappellani militari. Un'occasione anche per festeggiare i 99 anni di fondazione del gruppo di Ardesio, anteprima del centenario che sarà celebrato l'anno prossimo insieme al gruppo di Valbondione. Il corteo ha preso le mosse dal centro sportivo del paese. La sfilata è stata accompagnata dalla fanfara Brigata Alpina Orobica e ha attraversato il centro storico fino al monumento ai caduti per la deposizione della corona d'alloro. Proprio al ricordo dei soldati morti al fronte ha dedicato le sue parole il capogruppo di Ardesio Marco Filisetti. Onoriamo i caduti di tutte le guerre e di qualsiasi appartenenza. Queste persone hanno combattuto per senso del dovere e per amore verso la propria nazione, ha detto Filisetti. Il sindaco di Ardesio, Ivan Caccia, ha portato l'attenzione sull'attualità. Non è bastata la prima né la seconda guerra mondiale a ricordarci quanto sia brutta la guerra. Purtroppo questo fronte di guerra in Europa è ancora aperto con la crisi dell'Ucraina. Siamo vicini perciò in questo momento, in questa celebrazione, anche a quegli avvenimenti e a chi soffre. Ardesio, ma come tanti comuni di questo comprensorio, accoglie ancora tanti profughi ucraini che hanno raccontato nella loro esperienza di vita cosa significhi subire la guerra. Noi in questa giornata vogliamo essere vicini anche a loro, oltre che a tutti i nostri caduti, in particolare quelli del Corpo Alpino, e a tutti i dispersi che ancora non hanno voce e non hanno nome. Il vicepresidente della sezione di Bergamo, Andrea Bresciani, ha preso le mosse dal celebre motto di Leonardo Caprioli, onorare i morti aiutando i vivi, per sottolineare lo spirito alpino. Questo viene perpetuato quotidianamente da tutti gli alpini, qua ad Ardesio da 99 anni, e non è poco, immaginate cosa è successo in questi 99 anni. 99 anni di storia del gruppo, e che tutti oggi sono qua a festeggiare, compresa la zona 18, che ho testimonio di aver visto quando purtroppo Ardesio è rimasto ferito da quella frana, tutta la zona 18 si è mossa per dare una mano al capogruppo, tutti. Sono presente, io posso testimoniare che tutta la zona e anche altri hanno chiamato il capogruppo dicendogli hai bisogno? Quindi è questo, per non dimenticare, serve a questo, nella quotidianità, nel portare l'aiuto a chi ne ha bisogno. In questi giorni la nostra sezione ha chiuso l'emergenza in Romagna. Chiuso nel senso che i nostri volontari sono stati là dal primo giorno a dare una mano. A chi aveva perso la casa, a chi aveva perso tutto. L'emergenza è finita. Per noi che siamo stati giù a dare una mano, ma non è finita per tutti quelli che hanno perso tutto. Tantissimi nostri fratelli italiani hanno perso tutto. Noi come Protezione Civile ci siamo stati vicini, però non dimentichiamoli. Come ad Ardesio è stata ferita, ma anche la Romagna è stata ferita a sua volta, noi alpini con il nostro cuore siamo vicini a loro.